simpatico San Marzano Oliveto, provincia di Asti. Davanti a me Ivan Maestrello, direttore commerciale di BSA. Buongiorno Ivan. Buongiorno Giancarlo, grazie a tutti. Fa piacere essere con voi in questo momento, diciamo, particolare ed epocale della nostra vita. Allora, noi in questo periodo facciamo questo servizio, raggiungiamo via Skype i personaggi del mondo della filiera che ci è pertinente per capire che sta succedendo e per capire che succederà soprattutto in futuro. E allora la prima domanda che ti voglio fare è: come ha colto la vostra azienda l'emergenza del coronavirus, come avete reagito, come vi siete organizzati per lavorare? Ma guarda, intanto diciamo, ovviamente come un po' a tutti, ci ha colti inizialmente di sorpresa questo evento. In realtà si pensava che fosse lontano da noi, no? Quindi dalle prime notizie, faccio questa piccola premessa, la percezione che si fosse in Cina, fosse un problema sicuramente sanitario, la via aerea di turno, ma non potesse diciamo, arrivare a poi esplodere in pandemia. Avevo anche incontrato a fine gennaio un nostro cliente che aveva, racconto questo aneddoto, aveva un loro tecnico proprio a Wuhan bloccato e quindi quando sono andato a trovarlo avevano delle difficoltà a farlo rientrare, appunto il governo si stava attivando per farlo rientrare. Sicuramente c'era sorpresa, c'era diciamo, sicuramente il problema era evidenziato, ma si pensava molto lontano. Poi pian pianino è arrivato in Italia e sicuramente anche lì non si capiva molto bene. Diciamo che il boom è stato poi il famoso decreto dell'8 marzo, io mi ricordo che comunque ero a cena fuori e veramente si è colto diciamo, in maniera improvvisa. Però direi che sia noi che i nostri, diciamo, collaboratori, le nostre risorse abbiamo reagito tempestivamente, mettendo tutte le nostre persone, diciamo, office e sales in smart working, dotando di tutti gli strumenti per poter operare diciamo, da computer, all in one, e telefoni, e noi avendo comunque il codice Ateco aperto dal decreto, abbiamo fatto semplicemente, dotando ovviamente di tutti gli strumenti come previsti dal decreto, come guanti, mascherine, gel igienizzante, facendo sanificare i reparti, abbiamo tenuto l'azienda aperta dal punto di vista della logistica e di conseguenza garantendo un servizio dal punto di vista, diciamo, office in remoto con lo smart working, e dal punto di vista invece logistico proprio qua in locale presso la sede di San Marzano Oliveto, garantendo un servizio di ricevimento e spedizione di merci. Quindi come primo, diciamo, risposta a questa emergenza. Ecco. A tutti gli effetti noi avevamo tante persone, cioè l'80% delle nostre persone in remoto, il 20% operativo, ma abbiamo garantito un servizio al 100%, diciamo, ai nostri clienti. Beh, quindi praticamente da parte vostra non si è quasi rallentata l'attività, però diciamo che da parte noi eravamo pronti a ricevere qualunque esigenza i nostri clienti avessero, e chiaramente rallentando poi i nostri clienti, chiaramente abbiamo rallentato anche noi, quindi il problema è stato più diciamo generalizzato, tenendo conto che comunque l'80% dei nostri clienti lavora da presto, di conseguenza espandendosi il problema a livello globale, fermandosi un pochettino in tutto il mondo, chiaramente si sono fermati anche poi i nostri clienti. Ecco. Senti Ivan, ti riassumo qual è il quadro che io mi sono fatto dopo circa 80 interviste fatte a personaggi come te. Allora, mese di marzo, rallentamento del lavoro e primi ingiustificati insoluti, mese di aprile quasi blocco totale del lavoro,
e aumento degli insoluti, ma nell'ultima parte di aprile tutti mi segnalano una ripresa, seppur tenue, dell'attività, una ripresa incoraggiante. Mi confermi che anche per voi c'è questo trend? Come infatti giustamente dici tu, Giancarlo, anche per noi abbiamo avuto questa percezione. Diciamo che a marzo in realtà noi abbiamo ancora goduto probabilmente di un trend che per noi era molto positivo di inizio anno, soprattutto a febbraio, che avevamo una crescita importante. Probabilmente i nostri clienti avevano ancora un pacchetto portafoglio da concludere e di conseguenza abbiamo goduto di un marzo, la parola positivo è impossibile ed è brutta anche da usare in questo arco temporale, però sicuramente abbiamo goduto di effetti pregressi, di ordini probabilmente pregressi che non ci hanno influito pesantemente su marzo. Aprile effettivamente dopo alcune giornate, alcune settimane, prime due settimane altalenanti, ma altalenanti verso il basso, quindi negative, diciamo che effettivamente le seconde settimane cominciano ad avere degli effetti positivi, più la percezione anche di opportunità, no? Quindi probabilmente generate anche da nuove necessità, quindi le aziende si stanno ingegnando a capire quali sono le esigenze in questo momento da parte di tutte le aziende, quindi anche in realtà come le nostre si sono attivate per generare dei prodotti o dei servizi che possono supportare questa emergenza. Ecco. Ho capito, Ivan. Senti, noi certamente ci saremmo incontrati a SPS di Parma. Adesso l'hanno rinviata a settembre, ma io ho molti dubbi che si faccia questa fiera, però questo lo scopriremo vivendo. Però ti vorrei chiedere invece, in questa occasione, che cosa avreste detto, che cosa avreste presentato alla platea di SPS Parma? Beh, allora, intanto a noi dispiace molto il discorso fiera, adesso ammetto del rinvio, ma concordo con te che sarà molto difficile la realizzazione per le motivazioni. Quindi noi abbiamo anche un ricordo particolare della fiera, essendo stati uno dei primi distributori ad aver partecipato a questa fiera, no? Quindi ancora in tempi dove partecipavano tutti i grossi player dell'automazione, noi siamo stati un po' i primi distributori ad aver sposato, diciamo, questa fiera. Quest'anno era un'occasione importante perché abbiamo acquisito un grosso distributore veneto, l'RK Distribuzione, e quindi con loro siamo diventati, diciamo, abbiamo coperto, c'era un progetto di espansione del territorio nostro che era cominciato, ovviamente noi essendo piemontesi avevamo cominciato con l'apertura delle filiali in Lombardia e quindi cominciando ad approcciare il mercato lombardo, e adesso dal 31 dicembre, avendo concluso l'acquisizione di RK Distribuzione, ci approcciavamo anche al mercato del nord-est, quindi diciamo diventando uno dei, diciamo, dei player importanti dell'automazione a livello nazionale, e avremmo sicuramente fatto partecipare loro all'interno del nostro stand, avevamo ampliato lo stand e di conseguenza volevamo far conoscere diciamo, la nostra identità completa, diciamo, nell'ambito dell'espansione territoriale dell'automazione. In più, anche in questo periodo di coronavirus abbiamo anche acquisito figure importanti, storiche dell'automazione, quindi abbiamo anche assunto figure importanti, storiche dell'automazione, proprio nell'ottica di una organizzazione importante da parte di Tecnologie S.A. Chiaro che quindi ci sono due aspetti, sicuramente è stato per noi penalizzante non poter far vedere quello che noi stiamo facendo, vogliamo fare nella nostra, diciamo, crescita, e in più c'è anche l'aspetto, diciamo, sentimentale di non poter partecipare a una fiera che avevamo sposato già tanto tempo fa e che secondo noi in Italia era sicuramente un fiore all'occhiello poter essere diciamo, un punto di riferimento, di ritrovo annuale per confrontarsi sulle dinamiche dell'automazione italiana. Questo sicuramente ci dispiace molto. Ma secondo te si farà a settembre?
La percezione è che sarà molto, molto difficile, però Al momento insomma, è ad confermato. oggi anch'io ho le informazioni che il rinvio è, se non la seconda o la terza settimana di Sì, settembre. no, assolutamente, dal 28 settembre, dal 28 al 30 settembre dovrebbe essere. Al momento è confermata, abbiamo anche intervistato l'amministratore di MES Frankfurt qualche giorno fa e ha confermato tutto. Certamente, uno stop potrebbe poi venire dal governo, quindi. Che stiamo vedendo, almeno personale, di come vengono gestite, di come è stata gestita questa emergenza e anche ovviamente informandoci su quello che è quotidianamente, su quelli che sono gli effetti di questo coronavirus, di questa pandemia, anche i governi che hanno adottato misure diverse da quelle italiane, si vede che ci sono delle decisioni altalenanti che poi portano degli effetti collaterali che quindi non si. La nostra idea è che fino a quando ci sarà un vaccino, ci sarà una difficoltà oggettiva Sì. di effettuare determinate cose. Se si pensa che si è bloccato il calcio, che prima di bloccare il calcio, a momenti neanche in tempi di guerra si bloccava il calcio, quindi Certo, il problema è quello di radunare tot persone in un ambito comune. ambito poi con diciamo frontiere, oggi non si può spostare intra-regione, non si può, ovviamente i voli aerei sono molto limitati, c'è tanta difficoltà negli spostamenti. Ovviamente oggi è, diciamo, maggio, settembre è come un arco temporale mediamente lontano, però effettivamente le misure che stanno prendendo lasciano pensare che ci siano difficoltà Certo, oggettive. certo. Ivan, adesso ti vorrei fare questa domanda. Che cosa vi ha insegnato questo periodo di lavoro diverso? Quali tesori, portate via da questa cosa così negativa? In che cosa cambierà, ammesso che cambi, la vostra maniera di essere in futuro? Allora, domanda sicuramente centrata, è un'analisi che noi ovviamente abbiamo fatto, e si dice sempre che dal male bisogna cogliere sempre qualcosa di buono, di positivo. Sicuramente, noi abbiamo tenuto impegnate nei momenti, diciamo, chiamiamoli momenti più massi di tempistiche di lavoro, occupando i nostri, diciamo, collaboratori con webinar, corsi di formazione, sia per le risorse interne sia per i clienti, in collaborazione ovviamente con i nostri partner. Sicuramente lo smart working per noi è un modello che abbiamo adottato in emergenza. In realtà due o tre figure pre-coronavirus le avevamo già testate come modello di smart working e avevano già avuto delle rispondenze positive. Questo è sicuramente, ad esempio, lo smart working sarà un modello regolamentato da tecnologie BSA che andrà a essere adottato anche fuori dall'emergenza. In più, secondo noi, anche la limitazione degli spostamenti o comunque l'ottimizzazione degli spostamenti legati non solo allo smart working, ma creando sempre più webinar e workshop, secondo noi è un modello che andremo ad adottare. Questo anche perché, a parte risparmiare tempo e costi, in più ha un impatto green non importante sull'ambiente, visto che si sta andando anche su questa direzione. La problematica, come giustamente nella chiacchierata precedente, è, diciamo, che mancano un po' le infrastrutture e le autostrade digitali, no? Cioè, quindi Sì. questo potrebbe complicare un po' queste scelte. Però sicuramente noi queste cose qua le adotteremo, le prenderemo e anche un po' ovviamente la difficoltà oltre all'infrastruttura digitale è cambiare un po' la mentalità di quello che si faceva prima e di quello che secondo noi si dovrà andare a fare dopo, ecco. Benissimo, per concludere, c'è questo hashtag nulla sarà più come prima. Come lo declini tu? Ma nulla sarà più come prima. Allora, diciamo che come lo declinerei nelle riunioni che magari facciamo quotidianamente, dico quotidianamente o comunque regolarmente all'interno dell'azienda, tenendo sempre il livello di attenzione alta dei miei collaboratori o comunque di tutte le risorse di tecnologia BSA.
che comunque il mondo non solo lavorativo, ma in generale in costante evoluzione, no? E quindi ognuno di noi deve sempre essere attenti e preparati comunque al cambiamento, che possa essere positivo o negativo, cioè nel senso, però purtroppo le cose cambiano, no? L'età, dall'età, cioè quindi tutto si muove, nulla è fermo, no? E quindi nulla sarà più come prima, ma non lo era anche prima del coronavirus, cioè magari con impatti non così devastanti. Però sicuramente lo declinerei in un diciamo, essere sempre pronti al cambiamento, positivo o negativo che esso sia, lo declinerei di prenderlo per quello che è stato, appunto farne tesoro lavorativo e a livello personale, però ognuno di noi a livello personale aveva le sue problematiche, esigenze, progetti, ovviamente deve essere declinato in funzione di quello, farne tesoro. E da lì poi reimpostare una vita, ovviamente da una parte sarà regolamentata a livello governativo italiano barra mondiale, e dall'altra ognuno di noi si autoregolerà a dover affrontare questa tipologia di nuova vita. Benissimo, grazie Ivan Maestrello per il tuo contributo a questo dibattito che ormai va avanti da settimane. Abbiamo dovuto anche noi adattarci alla situazione. Grazie a te Carlo, ti mando una stretta di mano, un abbraccio virtuale in questo momento qua, con, diciamo, sperando di avere un'occasione di scambiarci sicuramente, diciamo, magari una stretta di mano invece dal vivo, perché Certo. comunque il contatto umano è sempre importante e speriamo di venirne fuori per poterlo di nuovo, riattivare e magari berci un bicchiere di vino insieme. Bene, buon lavoro, buon primo maggio, buona salute a tutti voi e a presto, grazie. Grazie anche a tutti voi, che questa è la cosa più importante. Un abbraccio a tutti, tutti voi. Un saluto.